fa per i piedi. No, me ne vado pure io. Te alzi tu, te alzi, me l'alza io, me l'alza la tu. Tu metti la sede. Basta questo Feyenoord, non ne posso più, Basta. No, ma soprattutto un'altra volta una situazione decisiva, una cosa un'altra. Una volta a Roma sì, il Feyenoord, una volta il Feyenoord a Roma sì, una volta il Feyenoord sì, a Roma io non ce la faccio più, Basta. Questo però... è l'ultimo anno, mo preparate. L'anno prossimo. Allora, ci giochiamo tutto perché all'andata è stata parità, parità perfetta, i gol trasferta valgono. Se deve vincere, non ci stanno storie, non c'hai scuse, devi vincere. La paura mia è che questo ha cenato. No, no, devo... i primi 5 minuti sicuro me li salto. Perché? Per scaramanzia, perché se fa per scaramanzia me devo cambiare, me devo dare una sistemata, per cui 5 minuti sicuro li salto. State tranquilli. Super sigla, quella più bella, ammaliante, sensuale, romanista, youtubistica, gioente, smadonnante, nonne, zie, cugine, yeah. Luca Cosa, di Balosa, di YouTube Italia. Per noi è importantissimo, ragazzi, accedere agli ottavi di finale di Europa League. Detto questo, se beccamo tra poco, col nostro pronostico marcatore, il risultato esatto. Vai. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibo di bide. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibo di bide. Prima di proseguire, innanzitutto lasciate una marea di mi piace perché ve l'ho riportato, se volete altre live reaction insieme a lui. Non costa niente lasciare un mi piace. Lasciatelo mo se non ve scordate, ma soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi più neanche un contenuto. Resterete sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa, ci rivolgiamo a quelli che ci seguono sempre, che sono fidelizzati, che apprezzano questo canale ma che ancora non lo hanno fatto. Ce lo fate sto regalo, ce la fate sta cortesia? Grazie. Due canali di calcio e un extra calcio in descrizione o compariranno qui. Durante il video, pagina Instagram clamorosa nel link in descrizione. Per contenuti, analisi delle partite, dati statistici, chicche, curiosità, per impostazione grafica, ma soprattutto per i tanti regali che vi fa. Biglietti VIP come se piovesse! Vi regalano i biglietti per andare gratuitamente allo stadio a vedere la vostra squadra del cuore, semplicemente seguendoli e partecipando ai loro contest. Niente di più facile. Biglietti per le partite di Serie A e delle coppe europee. Che cosa state aspettando? Link in descrizione, risultato esatto. Già, te lo dico io che mi dici? Poi provi a dimmi tu quello che ti dico io. Tu mi dici 1-1, supplementari, rigori e perdemo. No, 2-1 noi. Nei 90, secco. Però passano il vantaggio loro. Jimenez. Sì. Te pareva. Ci deve stare la nota stonata. Poi? E il Sharawi Luca. Fabio. Stessa cosa tu. Io ho paura che passiamo in svantaggio con Jimenez. Ok. Eppure secondo me o finisce 1-1 e poi andiamo ai supplementari e non oso immaginare, oppure mi è venuto in mente il 2-1, non so perché, ma io ho in mente Cristante. Che non mi chiedere per quale motivo e Romelu Lukaku. Queste non so se in positivo o in negativo. Le costanti però sono questo Lukaku e è quello che la capoccia mi sta a dire. Per entrambi. Va. C'ho più coraggio di parlare, vai. Dai che sta per cominciare. Comincia ora Roma Feyenoord allo stadio olimpico. Un calcio da porta per i giallorossi. Subito lancio lungo di Mancini a cercare Lukaku. Sono partiti, non c'ho manca voglia di parlare. Dai che se comincia, mo arriva quell'altro. Sicuramente a pisello di fora, ma mo arriva. Se vedete una luce strana, non sto a fare live reaction direttamente dalle Hawaii. È semplicemente che abbiamo accesa la stufetta perché fa un po' freschetto qua dentro. Ecco, a questo bisogna stare attenti. A quando palleggiano e creano... No! Cioè già stavo a peggio. No, no, in maniera casuale no. Ma che sta scherzando? Guarda là che cazzo. È autogol, è autogol. Gol fortuito, è merda. Cioè gli è rimpallato addosso. De spalla. È spalla, non è mano. Ma vaffanculo, va. Non gliela annullano ragazzi, l'ha presa qua. Non lo so mica, lo sapevo io che glielo condannavo, non riesco manco a parlare. Colpo di attaccato! Sulla linea! No! Rigore? Ma tutto questo, Fabio, dove c***o sta? Un mezzo contatto sembra che ci sta prima che calciasse, mo che l'ho rivista bene, Ma tanto te l'hanno dato. Ragazzi, non lo prendono! L'ha parato a Svilar! Ha detto malissimo. Nel frattempo mi mandano le pubblicità le Sky.
da premere il tasto rosso, ma vaffanculo, va! Dai, tira da fuori. Sì, ma c'è che cazzo le gol! Che gol! Mamma mia! Perlomeno giochiamo a pallone subito, non ci facciamo schiacciare, andiamo subito al tiro. L'altro dove cazzo sta? Se sta a perdere la partita, se sta a perdere, ha detto 30 secondi arrivo. Al 90esimo arriva. Pum 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 pum! Alla piava! Alla piava! Ma ce l'hai fatta? Cioè, ma ti sei perso tutto o lo stai a guardare? Stavo guardando, non ti preoccupare. Ma stai a cagare? Sì, immaginavo. Era una cagata preventiva per quello che stava succedendo, perché già lo sapevo io. Ah, bene, perfetto. No, fa! Oh! No! Mamma mia! Oh, è buona! Ecco! Che ti ho detto, mi sentivo Cristante, ecco che mi sentivo, se l'è magnato! Dice, mi siete rotto, cazzo, venivo sto primo tempo. Oh! Ma dove cazzo è nata sta palla? Sembrava che stavano a porta! No, allora entra una palla del genere, l'hai visto prima, a te no! Oh! Oh! No, ma come ha liberato? No, non ha liberato, si era addormito! Oh, questo è rigore! Oh! Riguardalo bene. No, non stavo proprio a guardare, mi stava grattando a bocca. Guardalo bene. Sto Tom arriva prima, oh. E Sharawi sta prima sul pallone. Arriva prima, oh. Astronzi, oh. E certo, c'è il cazzo. Ma questo vedo bene a giocare insieme a Malen. Belen e Malen. Belen e Malen. Io c'ho. Fai Romè. Fallo Romè. Tanto che rientra. Attento. Oh! Mia, ragazzi, non è manco uscita là in angolo. Oh, è buono. Sì, ma non ce la farà mai. Ma poi mette ste palle in mezzo così mosce. Ci stava pure fuori gioco e sono tre. No, io ho fischiato fuori. No, no, io ho fischiato fuori gioco. È l'ultima, raga, non ce l'abbiamo più, eh. Vai Romè, vai Romè. Lo dico tu col destro, fallo tu col destro. Riportacci tua. Guarda che gli ha piato qua. Questa è la pietra da un vaso. Questa allora è come gran parata di Vollaroiter. Dentro Luca. Porco due. Di un soffio. Rigore. Doppia occasione per Romelu Lukaku proprio alla fine di questi supplementari. Rigori. Adesso arriva il fischio dell'arbitro.